diverte a sfidare i potenti, non importa quale sia il colore della loro pelle, e dice che la spinta vincente di ogni cartunista che si rispetti si riassume in due parole: mai autocensurarsi. Le vignette fanno vedere cosa c'è di sbagliato nel potere, ma l'intenzione è quella di partecipare o di aprire un dibattito. Non voglio che le mie vignette esprimano solo rabbia e cattiveria. I disegni sono legati a un pensiero, un mio modo di vedere le cose. Le vignette per me devono contenere una sorpresa, una battuta su cose che non ti aspettavi. Ecco, questo è quello che cerco di fare. Jonathan Shapiro, in arte Zapiro con la Z, è pronto a ricevere in Svezia il più alto riconoscimento assegnato ogni anno ai vignettisti. Nei suoi disegni i candidati alla Casa Bianca, Hillary Clinton e Donald Trump, il referendum sulla Brexit, protagonista e sostenitore numero uno dell'uscita, il conservatore Boris Johnson. Nel suo lavoro quindi uno sguardo sul mondo, non solo sulla politica sudafricana, che pure si diverte a rappresentare con una satira trasversale, frecciate verso il partito al governo, l'African National Congress, oggi di Jacob Zuma, rimpianto per la scomparsa di Nelson Mandela. Non solo Mandela ha sofferto, ma tutta la sua generazione, una generazione fatta di attivisti, giganti politici che ci hanno aiutato ad arrivare a quella liberazione che poi finalmente abbiamo raggiunto. Certo, Mandela ci manca molto, ma ci manca anche l'integrità di altre persone che hanno contribuito a questa liberazione. Alcune di loro sono in punto di morte, altre invece sono messe a tacere dalla nuova elite politica che governa il paese. Nel suo passato il carcere per la sua militanza nelle politiche anti-apartheid era il 1983, nel futuro critica corrosiva all'intreccio corruzione politica.